In occasione del concerto della banda della Polizia di Stato a Grosseto, sul palco è salito anche Red Kanzian, che ha presentato il suo ultimo capolavoro, Casanova, opera pop. Arriverà anche in Toscana? Sì, Montecatini, Firenze, poi Assisi, che è quasi Toscana, Roma, che è quasi Toscana. Insomma, ma dai, Bari, che è quasi allora, Toscana. Un'è Toscana, allora. Un'è Toscana. Sì, sì, no, giriamo tutta l'Italia e quindi vi aspetto. Un'opera che è stata composta un po' in famiglia. Sì, l'ho scritta io e poi è cresciuta col lavoro di tutti i miei prodi familiari, mia moglie che è il nucleo, il centro attorno al quale ruota tutta l'organizzazione, quella che prende meno applausi si fa più il mazzo praticamente, e poi i miei figli, Phil ha fatto l'arrangiamento, tutti gli arrangiamenti per l'orchestra sinfonica, Chiara è stata scelta dagli inglesi come regista residente e in più è cover di tutti perché lei ha insegnato a tutti le parti femminili, per cui le conosce perfettamente. Flora, che parte gli diamo? Io faccio Casanova. No, io a Flora avrei una parte meravigliosa. Ci sto, presa, vai subito, contrattualizzare. La donna di cui Casanova si innamorò all'epoca, che era, le chiamavano le cortigiane, ed era di una bellezza incredibile. Agli archivi di Stato è scritto così, di Elena da Padova si chiamava. Ed era talmente bella che i veneziani l'avevano soprannominata Caivo. Caivo è la nebbia, perché quando arrivava lei le altre sparivano. Era come se arrivasse la nebbia.